Buongiorno cari amici, oggi avremo l'occasione di leggere un versetto nell'Antico Testamento, nel libro di Isaia, capitolo 52, versetto 13. Ecco, il mio servo prospererà e sarà innalzato, elevato e grandemente esaltato. La Bibbia presenta il Messia come il servo sofferente. Da nessuna parte nella Bibbia c'è una presentazione più chiara della natura vicaria e del carattere espiatorio della morte di Cristo. Dio è amore e per salvare l'uomo caduto mise in moto il suo meraviglioso piano di salvezza. E questo piano di salvezza includeva il sacrificio del Figlio di Dio. Sacrificio volontario e consapevole. Questo piano doveva raggiungere un certo apice con la venuta del Messia, che attraverso il suo sacrificio sul Calvario avrebbe fornito la liberazione dalla schiavitù del peccato. La liberazione da Babilonia, resa possibile da Ciro, che sconfisse Babilonia, prefigurava la più grande liberazione dal dominio del peccato, resa possibile dalla vittoria di Cristo sulle potenze delle tenebre e sulla morte. Col passare del tempo, gli ebrei posero una crescente enfasi su quelle profezie che indicavano il trionfo di Israele sui pagani, finché l'idea della salvezza materiale e letterale per Israele, come nazione, eclissò in pratica il concetto che è evidenziato qui in questi versetti del libro di Isaia, cioè il Messia, che era colui che doveva per prima liberarli individualmente dalla potenza e dalla penalità del peccato. Ciò di cui Israele aveva più bisogno non era un grande salvatore militare che li portasse a vincere i nemici di fuori, ma del Messia che desse loro la vittoria sul peccato. Gesù Cristo avrebbe avuto successo nella sua missione. Egli si sarebbe umiliato, ma Dio lo avrebbe grandemente innalzato, sovranamente innalzato. Egli avrebbe dato un nome che è al di sopra di ogni nome, affinché nel nome di Gesù si pieghi ogni ginocchio delle creature celesti, terrestri e sotterranee. I grandi uomini della terra si sarebbero meravigliati che un uomo così, secondo i modelli umani, diverso, avrebbe potuto avere un'influenza così grandiosa sul pensiero degli uomini, sulle loro vite e sul corso della storia. Oggi moltissimi considerano un onore essere conosciuti come cristiani. Per la disubbidienza di uno solo, tutti siamo diventati peccatori, ma anche per l'ubbidienza di uno solo possiamo essere considerati giusti dinanzi a Dio. Come scapperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? La Bibbia dice che la via della vita è una sola e si chiama Gesù Cristo. Sarà che l'uomo potrà raggiungere la vita seguendo altre vie? Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto per perdonarci i peccati e per purificarci da ogni ingiustizia. C'è uno che può chiamarci alla vita eterna. C'è uno che può chiamarci a gioire con Lui nell'eternità, uno che è risuscitato per chiamarci alla vita. Cosa aspettiamo? Perché indugiamo a questa chiamata? Scegliamo la vita. Scegliamo colui che ci ama. Scegliamo colui che piange quando pecchiamo. Colui che sorride quando vede che facciamo il bene. Egli ha lasciato il cielo per scendere nella più profonda oscurità, per innalzarci alla gloriosa luce. Egli ha gustato la morte sulla croce, per dare a noi il gusto della felicità eterna. Rinunciò alla sua posizione di gloria eterna nel cielo, per scendere in un mondo di peccato, e nascere in una stalla con gli animali, e circondato da pericoli e indifferenze. Chi è l'Eterno Dio che fu crocifisso come un ladrone? Chi è colui le cui mani hanno messo le stelle nell'universo?
Egli è il nostro Creatore, Egli è il nostro Dio. Il suo nome è Gesù Cristo. Mettiamoci un obiettivo stupendo quest'anno. Conoscere di più Gesù. Come possiamo farlo? Dedicando ogni giorno del tempo allo studio della parola di Dio e alla preghiera. Perché nella parola di Dio scopriamo il nostro Redentore e il suo amore incomparabile. Questo è il mio augurio per tutti quanti voi. Amen.